Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi faremo insieme le mini pavlove, questo dolce a base di albume d'uovo e di zucchero, servite poi con della panna fresca e della frutta fresca. Sono buonissime. Le realizzeremo utilizzando la meringa svizzera, che a mio parere è molto più solida e rigida della meringa italiana e di quella francese. Quindi non potete assolutamente sbagliare con questa meringa. Allora, prima di tutto mettete all'interno di un pentolino dell'acqua che porterete a bollore e in un'altra ciotola mettiamo gli albumi d'uovo che devono essere a temperatura ambiente e lo zucchero semolato. Iniziamo a sbatterli, poi prendiamo la ciotolina e la appoggiamo sopra la pentola di acqua. Mi raccomando, l'acqua non deve assolutamente toccare la ciotola con gli albumi. A questo punto continuate a montare e portate la temperatura degli albumi a 60 gradi, quindi dovreste avere un termometro da cucina. Comunque ve ne accorgete quando appunto le uova diventano belle lucide e solide, come potete vedere nel video. A questo punto dovete trasferire il composto all'interno di una planetaria, perché dovrà continuare a montare per raffreddarsi. Se non avete la planetaria non vi preoccupate, utilizzate comunque le fruste, però dovete stare lì almeno 10 minuti insomma. Quando il composto sarà tornato comunque freddo, quindi non è più caldo, a questo punto aggiungiamo un'altra porzione di zucchero, questa volta a velo. Se le porzioni sono semplicissime e facili da ricordare, 100 di albume, 100 di zucchero semolato e 100 di zucchero a velo, che andremo a inserire appunto in questa fase mescolando con una spatola. A questo punto, come potete vedere, la meringa dovrà diventare bella lucida, rigida, nel senso che non deve cadere dalla spatola. Quando sarà così, sarà pronta. Mettiamola all'interno di una sacca à poche con beccuccio a stella grande. Prendiamo una teglia rivestita di carta forno e iniziamo a formare le nostre meringhe. Fate sempre due giri per le pavlove, così saranno belle alte. A questo punto inforniamo a 100 gradi per 60 minuti in forno statico, quindi la temperatura non deve essere assolutamente alta. Passati 60 minuti toccate la meringa col dito, se è rigida potete spegnere il forno. Se per caso notate che la meringa inizia a spaccarsi leggermente in superficie, io vi consiglio di abbassare ancora la temperatura del forno. Lasciatele raffreddare completamente all'interno del forno spento. Adesso potete condirle con la panna fresca e la frutta che preferite. Potete anche farle colorate utilizzando magari dei coloranti in polvere. Le pavlove senza panna si conservano all'interno di un contenitore ermetico anche un mese. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se provate a farla, mi raccomando, fatemi sapere. Aspetto i vostri commenti, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!